Per noi salario minimo vuol dire applicare veramente l'articolo numero 1 della nostra Costituzione, e quell'articolo 1 che ci racconta che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, noi quell'articolo 1 decidiamo di non applicarlo ogni volta che invece il nostro mercato del lavoro non dà ai lavoratori quella dignità che è assolutamente necessaria. Quindi un impegno che stiamo mettendo in queste ore, a partire dal lavoro che i nostri parlamentari europei stanno facendo, importante, significativo. Ho citato questo tema del salario minimo, ma voglio citare un altro passaggio importante che ha un forte legame con la Puglia. Avete parlato della Puglia e voglio da qui dare un saluto al nostro presidente della regione, a Michele Emiliano, al quale mi lega e ci lega tutti un grande affetto, una grande amicizia. Michele, che ha fatto di questa regione una regione da sempre all'avanguardia sui temi della sostenibilità. Ebbene, domani al Parlamento europeo si voterà un passaggio determinante, decisivo, e sarà un passaggio nel quale o si dice di sì oppure si dice di no, e ognuno dovrà assumersi le sue responsabilità. Domani verrà votato il grande piano Fit for 55, che è il grande piano di riduzione delle emissioni. È un piano fondamentale, all'interno del quale ci sono delle novità essenziali. La novità più importante che voglio qui citare insieme a voi, quella che per noi farà la differenza, è la introduzione della carbon tax alla frontiera europea. Che cosa vuol dire la carbon tax alla frontiera europea? Vuol dire che fino ad oggi tutti i nostri impegni sulla sostenibilità sono stati spesso accusati di essere impegni che riducevano la competitività delle nostre imprese. Perché? Perché se ha un'impresa che produce qui obblighi ad avere dei risultati di riduzione delle emissioni particolari, quell'impresa che magari compete con un'impresa che è in Asia o con un'impresa che è negli Stati Uniti o con un'impresa che è in Russia e che invece non ha quegli stessi obblighi di riduzione delle emissioni, può competere con dei costi più bassi. E tante volte noi ci siamo detti: ma noi europei facciamo il massimo. Sì, ma noi siamo pochi nel mondo. Se non si impegnano anche gli indiani, i cinesi, gli americani, il nostro impegno finisce per essere contro di noi. E il tema di fondo che con la carbon tax alle frontiere europee affrontiamo in modo determinato e determinante è esattamente questo, perché quella carbon tax è un modo per dire che tutte quelle produzioni fatte fuori non rispettando i criteri di riduzione delle emissioni, nel momento nel quale entrano in Europa, sono tassate per compensare quello svantaggio competitivo alle nostre imprese.